atto 1809, bilancio sanità e recupero liste d'attesa, intendimenti della Giunta regionale. Prego, consigliere Fiorori, risponde la Presidente Tesei. Prego. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi, buongiorno Presidente Tesei. Oggi portiamo in quest'Aula un argomento che più volte è stato discusso e dibattuto in questo consesso, perché chiaramente è uno degli argomenti prioritari dell'agenda politica. Parliamo cioè di sanità. In particolare, Presidente, lei già la scorsa seduta dell'Assemblea legislativa, nell'illustrazione nella sua relazione sul programma di governo, ha fatto una fotografia non soltanto dello status quo del programma stesso, ma ha parlato anche di sanità e di numeri della sanità, e su questo vorremmo ritornare, soprattutto per parlare di bilancio, per parlare di liste di attesa e per parlare di affidamento ai privati, perché sa Presidente, tante se ne sono sentite e tante se ne sentono in merito anche a presunte interpretazioni fatte strumentalizzate ad hoc di statistiche, piuttosto che allarmismi che vengono diffusi rispetto alla sanità stessa, nella considerazione, sappiamo bene, che per quanto i cittadini possano essere assillati da problemi personali, economici o quant'altro, la sanità e quindi il modo in cui un sistema sanitario risponde ai bisogni di salute della persona è considerata una priorità essenziale. D'altra parte, la sanità stessa e la qualità e l'accessibilità al sistema sanitario, l'assistenza sanitaria, è uno degli elementi che qualifica un sistema, uno Stato, un indicatore del livello di civiltà, un motore di sviluppo, una garanzia dell'efficacia del funzionamento dell'ascensore sociale. Sappiamo bene che nel nostro Paese si stanno affrontando difficoltà anche legate ai tagli progressivi lineari che ci sono stati nel corso del tempo ai fondi dedicati alla sanità. E sappiamo bene che trovare la giusta sintesi tra la nuova organizzazione, una corretta architettura, il rilancio di un'etica responsabile a tutti i livelli e l'adeguato finanziamento del nostro sistema salute è la sfida che il Paese e ogni regione ha davanti a sé, perché per sostenibilità chiaramente noi non intendiamo solo la sostenibilità economico-finanziaria, ma la garanzia del diritto costituzionale alla salute delle persone. E mi va di sottolineare, Presidente, me lo permetta, che questa maggioranza ha sempre avuto cura e soprattutto coscienza e consapevolezza che il diritto alla sanità pubblica e universale degli Umbri è inconfutabile. E quanto sia grande il valore della prevenzione, dell'appropriatezza delle cure, soprattutto per le cronicità e le maggiori fragilità, la necessità di rafforzare la medicina del territorio e la telemedicina, il valore dei professionisti della sanità, nonché la necessità di garantire equità, uguaglianza e sostenibilità. Ma vogliamo dire quali problemi abbiamo affrontato, Presidente? No, che non sono una giustificazione, ma devono essere un'operazione di verità per i nostri concittadini. Oltre ai problemi ereditati dalla pandemia, ci siamo trovati problemi ereditati dal passato, legati ai bilanci, legati alla mobilità passiva, legati alla spesa farmaceutica, legati al precariato, legati all'organizzazione stessa delle strutture, a una medicina del territorio che non era per niente sviluppata, a una digitalizzazione inesistente. Vogliamo parlare di tutti questi problemi che ci siamo trovati e abbiamo ereditato? Presidente, lei ha, come ho detto in premessa, già fatto un quadro nella scorsa assemblea legislativa di quelle che è la situazione attuale. Ma mi lasci dire, innanzitutto possiamo sicuramente sottoscrivere e sottolineare che l'amministrazione regionale è riuscita, nonostante le difficoltà, a consolidare e dare equilibrio al bilancio regionale, sia dal punto di vista economico che finanziario, e il tutto senza variare la pressione fiscale, in linea con la visione che è già stata delineata dal DEF. Vogliamo considerare poi quali sono le difficoltà che ogni regione si trova davanti in virtù dei conti della sanità nazionale, che peggiorano ogni anno di più? Vogliamo parlare dei deficit che si trovano le regioni dal punto di vista sanitario e che hanno in qualche modo causato alle regioni stesse la necessità di fare manovre di bilancio difficilissime per riuscire in qualche modo a coprire quelle che sono le difficoltà derivanti dalla pandemia che ancora tutto il sistema paese si porta dietro. Vogliamo parlare del problema delle liste d'attesa, che è un nodo che riguarda, è una criticità che riguarda tutte le regioni, tutto il paese, e sicuramente l'Umbria eredita anche qui un passato su cui
ricordo, non c'è stata un'azione concreta, anche perché quella famosa azione straordinaria che deve essere messa in piedi dalla Giunta Marini poi non è stata fatta, perché sappiamo bene che cosa è accaduto e perché poi la Giunta stessa è caduta. Sappiamo bene che lei e l'assessore Coletto state lavorando a un serio strategico piano di abbattimento delle liste d'attesa, che siamo passati da 85.000 prestazioni a 62.000 prestazioni. Ora vorremmo su questo, Presidente, magari una chiarezza maggiore da parte sua, in modo tale da avere dei numeri concreti, delle previsioni, delle strategie future. Sappiamo che i dati pubblicati dalla Fondazione GIMME certificano che l'Umbria ha avuto le migliori performance nel panorama nazionale, recuperando il 94% delle prestazioni ambulatoriali e il 74% degli interventi chirurgici, ed è stata l'unica regione ad aver recuperato tutti gli esami dei pre-screening oncologici entro l'anno 2022. Ora, Presidente, proprio per tutte queste motivazioni, per tutte le difficoltà, per tutte le criticità, per la grande capacità che ha avuto questa regione di affrontare la pandemia, per il grande coraggio che sta mettendo anche ad affrontare le problematiche della sanità, io le chiedo di fare chiarezza su tutti quelli che sono numeri e futuro e le strategie di questa giunta in merito al bilancio, in merito al recupero delle liste d'attesa e quale sia veramente la situazione rispetto all'affidamento ai privati accreditati, perché tanto se ne è sentito parlare quando ricordo che questa giunta, l'assessore Coletto in particolar modo, è stato il primo a mettere mano alle procedure di accreditamento per permettere a questa regione di avere un controllo e una valutazione effettiva ed efficace dei privati accreditati. Grazie Presidente. Le do la parola io stessa perché... Prego Presidente. Bene, grazie. Ringrazio naturalmente i consiglieri Ferroni e Pastorelli che chiedono appunto risposte su temi che sono di assoluto interesse per la nostra comunità regionale. Sul bilancio delle sanità regionali italiane occorre dire due parole di chiarezza. La sanità pubblica universale, che è un vanto del sistema italiano e un modello in cui credo fermamente, ha costi estremamente elevati. Dopo la pandemia, inflazione e cara energia, questi costi hanno, come facilmente comprensibile, registrato un aumento forte e stabile, con una stima che può essere individuata in una forchetta che va da incrementi dal 10 al 15% del fondo sanitario di ciascuna regione. Ora, se in Italia vogliamo garantire la sanità pubblica e universale, dobbiamo far crescere il fondo sanitario di ciascuna regione. Questo non è più rinviabile. Dopo una serie di tagli che si sono registrati negli ultimi 10-15 anni e che sono noti a tutti, da tutti i governi che hanno governato il nostro Paese. Ora, noi possiamo lavorare sicuramente sull'efficacia e sull'efficienza, ma senza incremento dei fondi assisteremo in tutta Italia al peggioramento delle prestazioni per i cittadini e chiederemo alle regioni di fare efficientamente tagli. L'Umbria è per la sanità pubblica universalmente garantita a tutti, questo è sicuramente il nostro volere. Lo ha recentemente confermato con atti del governo regionale, presentando un piano dei fabbisogni di posti letto per approvazione al Ministero della Salute, che è per l'88,5% di posti letto pubblici ed utilizzando il privato per il solo 11% delle prestazioni nel 22. Sest'ultima regione d'Italia, la nostra, per utilizzo del privato, e questo risulta certificato dall'analisi della Fondazione GIMBE. Qualcuno in quest'aula parlava di buco di bilancio della sanità umbra, di una voragine da 250 milioni nei conti, e ne chiedeva addirittura il commissariamento. Lo faceva mentre contestualmente, cito un esempio ma poi è un po' di tutti i presidenti di regione, il presidente Bonaccini del PD chiedeva per la propria Emilia Romagna, alle prese con un insignificativo sbilancio dei conti, fondi straordinari al governo nazionale
per far restare appunto la sanità pubblica. Il Sole 24 Ore il 30 maggio scorso ha pubblicato un'indagine sullo stato di salute dei bilanci delle sanità regionali, basato sul rapporto 2023 di coordinamento della finanza pubblica edito dalla Corte dei Conti. A fronte di uno sbilancio delle sanità regionali che dal 2020 al 2022 aumenta di quasi 700 milioni, a fronte di 14 regioni su 21 che presentano lo sbilancio dei conti, l'Umbria oggi presenta il terzo migliore bilancio d'Italia dopo Campania e Veneto. Direi che anche questa triste storia dell'ennesimo falso buco di bilancio è un simbolo delle notizie che a volte circolano in modo molto molto fantasioso, delle narrazioni inventate, dei procurati allarmi che partono purtroppo da alcuni, anche membri di quest'Aula, e utili solo a gettare discredito su tutte le istituzioni. Questo non significa che i bilanci delle regioni, come ho detto prima, siano effettivamente tutti in grandissima difficoltà. Grazie alla capacità di far quadrare i conti della nostra giunta regionale, ma anche al governo nazionale che ha riconosciuto fondi straordinari alle regioni per il Covid, per l'inflazione, per il caro energia, il bilancio sanitario 22 dell'Umbria non solo ha retto, mantenendo intatti i servizi, non privatizzando nulla e non aumentando le tasse, come diceva prima lei, consigliere Fioroni, cosa che non facciamo da 3 anni, ma è stato uno dei migliori bilanci in Italia. Ecco, io chiedo al governo che quei fondi straordinari dati a tutte le regioni per il 22 vengano trasformati in ordinari ed integrati al Fondo Sanitario Regionale, perché altrimenti i problemi rimarranno. Solo così saremo in grado, governo e regioni, di rilanciare la sanità pubblica italiana, che è stata disastrata negli ultimi 15 anni e ha avuto il colpo di grazia con il Covid. Ora la nostra grande attenzione, dopo aver riformato i pronto soccorsi dell'Umbria, migliorandone le prestazioni, i cui tempi d'attesa possono oggi essere monitorati da tutti gli umbri in tempo reale tramite l'app della sanità umbra, sono le liste d'attesa. Abbiamo ereditato dal passato e dalla pandemia 74.000 prestazioni in lista d'attesa. Abbiamo deciso di affrontare questo problema con forza, non prima di una decisione di civiltà: erogare le prestazioni sanitarie d'ora in avanti solo nell'ambito del proprio distretto di appartenenza per gli over 65, i fragili e i pazienti oncologici, la cosiddetta distrettualizzazione. Questa scelta, ripeto, una scelta di civiltà che abbiamo condiviso con l'assessore, perché è necessaria per assicurare, diciamo, le cure e i bisogni a persone fragili, a determinate categorie, ha portato però le prestazioni da erogare prima della nostra azione a più di 80.000, e lo si capisce perché distrettualizzare significa anche questo. Abbiamo messo in campo 7 milioni di fondi del governo a questo destinati per abbattere liste d'attesa e nel contempo per consentire ai nostri cittadini che chiedono nuove prestazioni di trovare spazi in tempi compatibili con le proprie esigenze di salute. Le ASL hanno scelto di prendersi carico di circa il 30% di queste prestazioni, dello smaltimento appunto delle liste d'attesa, appaltando il resto al privato convenzionato e concentrando le proprie forze sul non generare nuove liste d'attesa. Perché vedete, oltre all'abbattimento dell'esistente, questa è la sfida che abbiamo naturalmente di fronte, se non riusciremo a ridurre la generazione mensile di liste d'attesa, da un lato vorrà dire che mediamente non diamo ai nostri cittadini risposte in tempi adeguati, dall'altro che anche l'abbattimento dell'esistente sarà una misura, una tantum, perché il problema si ripresenterà nel breve tempo. A fine giugno i risultati dell'abbattimento erano buoni, siamo passati da oltre 80.000 prestazioni da evadere ad avere invece solo 38.000 prestazioni ancora in evase. Comunico che martedì 18 luglio avremo i dati aggiornati delle prime 2 settimane di luglio, perché gli aggiornamenti, come potete capire, non possono essere effettuati
in tempo reale, ma vengono monitorati e poi noi facciamo il punto in genere ogni 15 giorni per vederne l'andamento, quindi il 18 luglio avremo dei nuovi dati. Naturalmente che questa operazione che abbiamo iniziato in modo operativo i primi di giugno fosse necessaria, reso evidente dal fatto che nel mese di maggio e di giugno si erano generate circa 32.000 prestazioni ulteriori in lista d'attesa. Sulle nuove liste di attesa generate, un mese importante sarà naturalmente quello di luglio. Se riusciremo a chiudere il mese non solo con un forte abbattimento dello stock residuo accumulato, ma se avremo anche generato un numero di liste d'attesa mensile in forte calo, potremo dire di essere sulla buona strada per vincere questa battaglia e per riportare l'intero comparto sotto controllo. Questo naturalmente è l'impegno che porteremo avanti con grande determinazione. È un lavoro sicuramente molto complesso, anche perché questo periodo, non sfuggirà a nessuno, sconta anche alcune altre problematicità che possono essere facilmente comprensibili, come le ferie degli operatori sanitari, insomma tutta una serie di questioni che sicuramente in questo momento vanno ulteriormente rendere il percorso anche un po' più complicato, ma giustamente le ferie sono un diritto di tutti, specialmente del comparto della sanità, che ha molto dato in termini veramente di lavoro, di impegno e di costante dedizione ad assicurare appunto la sanità a tutti i nostri cittadini. Quindi il prossimo aggiornamento ve lo daremo successivamente a questo step che faremo proprio il 18 di maggio. Grazie. Prego Vicepresidente Fioroni per una breve replica. Sì, brevissimamente, perché ho già consumato il mio minutaggio nell'illustrazione, però Presidente volevo ringraziarla perché come al solito lei è sempre puntuale nell'esplicitare le risposte rispetto a quelli che sono i quesiti. Io chiedo a lei e all'assessore Coletto e alla Giunta di continuare in questa operazione, soprattutto non soltanto per il recupero delle liste d'attesa, che sono sicuramente una delle criticità e problematiche che assillano di più i nostri cittadini, ma per avere il coraggio veramente di pensare a riorganizzare e razionalizzare il nostro sistema sanitario in modo tale che possa essere sostenibile, così come ho detto in premessa nella mia illustrazione, in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista economico-finanziario, ma soprattutto dal punto di vista di garanzia e tutela del diritto costituzionale alla salute, alla appropriatezza delle cure dei nostri cittadini, perché questo è quello che ci sta a cuore, questo è quello che so sta a cuore a lei Presidente, all'assessore e a questa maggioranza, e su questo dobbiamo lavorare per riuscire a dare risposte concrete ai nostri, alla nostra Umbria, alla nostra regione. Grazie. Oggetto numero 1, atto 1475, interroga la consigliera Porzi come prima firmataria, firmata anche da Bettarelli, Bianconi, Bori, De Luca, Fora, Meloni, Paparelli, costituzione in ombra del liceo digitale, risponde l'assessore Agapiti. Prego, consigliere Porzi. Grazie Presidente, come diceva quest'atto porta la firma di tutti i colleghi della minoranza e interroga l'assessore regionale rispetto all'ipotesi di costituire il liceo digitale. Sappiamo che il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale della Buona Scuola, legge del 2015, una visione operativa rivolta alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico. Al centro di questa visione vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale. Questo piano ha una valenza pluriennale e indirizza concretamente l'attività di tutte le amministrazioni per sua attuazione, contribuisce a catalizzare l'impiego di più fonti di risorse a favore dell'innovazione digitale a partire dalle risorse dei fondi strutturali europei. Il piano infatti genera spontaneamente connessioni e margini di collaborazione tra le risorse e la progettualità impegnata a condotte dal MIUR e quelli di altri ministeri e altri uffici governativi di regioni ed enti locali. Questo piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di educazione nell'era digitale, attraverso un processo che per la scuola sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in tutti i contesti di vita formali e non formali. Se consideriamo che il Ministero dell'Istruzione intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline STEM, STEAM in Italia, il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e soprattutto alla padronanza degli strumenti scientifici per poter esercitare il loro diritto di cittadinanza, sia per migliorare e per accrescere le competenze richieste dall'economia del mondo e del lavoro, che come sappiamo sono sempre più richieste di competenze e di capacità di applicare nuove tecnologie nel mondo del lavoro. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta quindi una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, della capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità, di cambiamento e di pensiero critico. Sappiamo quanto sia importante questo ultimo punto, tanto che in un ultimo articolo dedicato appunto alla scuola rispetto alle STEM si è fatto un riferimento all'inserimento delle stesse nel percorso scolastico 0-6 anni, una cosa estremamente importante di cui parliamo come addetti ai lavori ormai da un bel po' di tempo e che finalmente sta entrando anche nelle corde, degli addetti ai lavori, che comprendono la necessità di unire sia le capacità scientifiche al sistema della creatività, che va approfondito, va stimolato e in qualche maniera favorito sin dai primi momenti dell'apprendimento. Evidenziato che Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale scolastico, quindi dei docenti, del personale ATA, dei DSGA, dei DS, nell'ambito dell'azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella missione istruzione, e che i contenuti e i moduli di formazione sono articolati in tre aree tematiche, didattica digitale, STEM e multilinguismo e divari territoriali, che riprendono le tre linee di investimento per le competenze che sono definite nel PNRR, quindi didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale, nuove competenze e nuovi linguaggi, intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica. Questo è un punto che come regione abbiamo constatato rappresenta per noi una priorità, la differenza tra i territori e la dispersione scolastica, su cui purtroppo abbiamo numeri che non ci fanno essere particolarmente orgogliosi. Ritenuto che nei giorni scorsi l'interrogazione è datata a ottobre, ormai siamo alla conclusione di un anno scolastico dove è stata sperimentata l'istituzione di questo liceo all'interno dell'Istituto Tecnico Carlo Matteucci di Roma, il primo liceo digitale che venne allora particolarmente apprezzato dal ministro Bianchi, che lo definì una vera grande innovazione per la scuola italiana, e non deve sorprenderci che sia stato inserito in un istituto tecnico, perché proprio il piano orario delle due scuole era abbastanza in linea e quindi ben si presta questa nuova sperimentazione ad entrare negli istituti tecnici. Che questa nuova sperimentazione mira a creare figure altamente specializzate appunto nell'era digitale, favorendo il dialogo tra discipline scientifiche, tecniche e quelle umanistiche. Ricordiamo che si studia anche filosofia in questo tipo di scuola. Che il liceo digitale è un'importante innovazione del sistema education, che ha l'obiettivo di formare giovani con competenze adeguate al mondo digitale per colmare quel deficit che purtroppo noi registriamo e che oggi viene lasciato soltanto alla capacità che in alcune istituzioni scolastiche si registrano e si concretizzano, cioè quella di offrire magari dei corsi supplementari, dei corsi aggiuntivi al piano scolastico e che non fanno parte dell'attività curriculare. Ecco, tutto ciò premesso, l'interrogazione
voleva appunto e chiede all'assessore se c'è la possibilità di poter muoverci in questa direzione, di provare a istituire almeno con una presenza in tutte e due le province, una per provincia, di una scuola, di un liceo digitale che va in questa direzione. Grazie. Grazie. La risposta all'assessore Agabiti. Grazie. È da tempo attivato confronti sui tavoli regionali, interlocuzione ai tavoli di coordinamento interregionale con il governo nazionale, proprio al fine di verificare se ci siano poi le condizioni per avviare nel percorso di programmazione dell'offerta formativa quel processo anche di innovazione, di sperimentazione finalizzato allo sviluppo economico sostenibile in cui le discipline STEM e quindi anche gli indirizzi legati al digitale assumono un ruolo determinante, così da offrire alle aziende della nostra regione nuove figure professionali altamente specializzate. L'amministrazione regionale infatti ha piena consapevolezza delle scelte innovative che il mondo del lavoro, la pubblica amministrazione, la società civile richiedono ai giovani e proprio per questa ragione ha predisposto programmi di orientamento per studenti e famiglie. La Giunta sin dal suo insediamento ha posto particolare attenzione alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio regionale per garantire una formazione ai giovani studenti, alle nostre studentesse, sempre più allineata con le competenze specifiche richieste proprio dal mercato del lavoro. Per questo l'amministrazione ha attivato l'Osservatorio regionale dell'istruzione con funzioni di studio, di analisi, di confronto anche tra i diversi stakeholders. In applicazione al decreto legislativo 112-98, DPR 233-98 e del DPR 81-2009, la Regione annualmente attua il processo di ridefinizione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica regionale con la partecipazione degli altri soggetti istituzionali coinvolti, quali le istituzioni scolastiche, le amministrazioni comunali, provinciali e l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria. In particolare l'articolo 139, la lettera A del decreto legislativo 112-98, riguardo ai trasferimenti alle province come ai comuni, la consigliera Porzi ne è ben a conoscenza, ovviamente ed informata, stabilisce che sono attribuiti alle province, in riferimento all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti, quindi l'istituzione, l'aggregazione, la fusione, la soppressione di scuole in attuazione agli strumenti di programmazione e la redazione anche dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. Le province esercitano un po' quel ruolo, diciamo, di programmazione con riferimento anche al sistema dell'istruzione, promuovendo momenti anche di confronto, di ascolto con i comuni, con le istituzioni scolastiche, con gli ambiti territoriali provinciali dell'ufficio scolastico regionale. Le province infatti, come richiamato anche nelle linee guida del Consiglio regionale 22-24, provvedono alla formulazione della proposta di istituzione di nuovi corsi ed indirizzi degli istituti secondari di secondo grado. Queste poi inviano alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale la proposta di piano provinciale relativo alla programmazione territoriale e all'offerta formativa. Poi quest'ultimo esprime il parere, la proposta dei piani provinciali. Ecco, a conclusione proprio del percorso la Regione definisce il piano regionale, tenendo conto delle proposte contenute nei piani provinciali, del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dell'omogeneità e coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale, al fine di garantire una parità di trattamento tra gli utenti del servizio scolastico. Il piano regionale, a seguito dell'approvazione, poi è trasmesso al direttore dell'ufficio scolastico regionale affinché provveda, per quanto di sua spettanza, a darne esecuzione. Pertanto, la richiesta di istituzione del liceo digitale dovrà essere avanzata dalle istituzioni scolastiche alle province di Perugia e di Terni, le quali rappresentano e si faranno portavoce dalle istanze presso la Regione. L'amministrazione è disponibile ad esaminare le possibili proposte provenienti dalle autonomie delle province e valutarne quella opportunità, forse anche necessità, per il territorio stesso. Grazie. Grazie consigliere Agabiti, prego consigliere Porzi per la replica. Grazie, voglio ringraziare l'assessore per avermi ricordato un po' le norme su cui si fonda, diciamo così, sorrido ma non per ironia, ma per il fatto che conosco molto bene questa procedura, come conoscevo il fatto che
almeno una realtà del nostro territorio aveva avanzato questa ipotesi negli anni passati, io me la ricordo molto bene, perché ricordo che in quest'aula arrivava questo piano dell'offerta formativa e credo che il nostro Consiglio regionale, questa istituzione, che è stata esautorata dal discutere un argomento così importante, abbia perso parte delle sue prerogative. Questa, diciamo, che è una nota dolente che attribuisco a questa giunta. Ma lo dico perché, non perché noi consiglieri regionali dobbiamo essere coloro i quali decidono la programmazione, ma sicuramente possono svolgere un ruolo anche nel sollecitare. Io dico, veniamo da 2 anni di pandemia, veniamo da una situazione in cui la scuola è stata molto provata, i numeri dell'abbandono sono numeri molto impietosi per la nostra regione, siamo la seconda regione d'Italia che vanta questo triste primato. Non parliamo mai di scuola all'interno di quest'aula. Io il regolamento lo conosco, presentai questa interrogazione a settembre-ottobre nella speranza che la discussione del piano, che se ricordo bene si svolge in quel lasso di tempo perché deve essere approvata entro la fine dell'anno, prevedesse almeno una sollecitazione e anche una raccolta di quelli che potevano essere gli interessi territoriali. Ecco, soprattutto rivolta a quelle realtà che stanno anche in sofferenza. Siamo tutti consapevoli che la nostra scuola per i numeri degli alunni andrà, diciamo, riducendo e sarà difficile fare una pianificazione degli istituti, della geografia, no? Ma cercare di orientare anche certe scelte o riorientare anche alcuni indirizzi che oggi non hanno più ragione di esistere perché il mondo economico cambia, ecco, credo che sia compito anche delle istituzioni, anche laddove magari non c'è questa propensione da parte delle amministrazioni locali, da parte dei consigli d'istituto, dove la rotazione di alcune figure, lasciatemelo dire, anche il mantenimento del proprio posto di lavoro fa sì che non ci sia una volontà di cambiare l'indirizzo, se non perché ci si rende conto che magari sta venendo meno una realtà. Ecco, io magari sollecito un maggior attivismo in questo senso perché si possano mettere in relazione le potenzialità del mondo della scuola, che sappiamo essere tante, e le esigenze del nostro territorio. Chiudo con una dichiarazione. La Fondazione Leonardo dichiarò con il suo presidente Violante qualche tempo fa che solo quella fondazione aveva bisogno di 1000 addetti con una specifica qualifica legata al mondo del digitale. Ecco, quella è una parte del mondo economico che si aspetta una formazione in questo senso. Credo che ormai sia talmente trasversale questa esigenza che non ne possiamo fare a meno. Prendiamoci parte attiva anche nel favorire cambiamenti che a volte incontrano qualche resistenza e incontrano magari anche qualche difficoltà di programmazione. Il futuro è ieri, si programma nel passato e quindi in questa capacità di intravedere e di raccogliere quelle sfide che un mondo sempre più competitivo e sempre più selettivo impongono. Grazie.